Si è chiusa da pochi giorni a Verona, in Biblioteca Civica, una mostra sulle arti circensi. E noi abbiamo il volume che ne è scaturito, di Antonio Giarola e Alessandro Serena, Corpo, Animali e Meraviglie. Molti sapranno che a Verona c'è l'Accademia di Arte Circense. Non tutti sapranno, invece, che Verona è stata per molti anni, dal Settecento ad oggi, un punto in cui queste arti si sono sviluppate e venivano rappresentate come fenomeni particolari, curiosi, per molti anni nella nostra città, che era un centro di incontro di invenzioni, di personaggi che parlavano di questa cosa. Quindi abbiamo avuto a Verona la presenza di Buffalo Bill, si sono rappresentate le prime arti, le prime tecnologie nuove come la fotografia, l'energia elettrica, come il cinematografo. In questo volume vengono raccolti documenti e illustrazioni che narrano di questa avventura e che sono state celebrate, conosciute e rappresentate nella nostra città.